Che mestiere fa questo ragazzo qui? Il leva caccia oggi, ma caccia ministro. Brava B. Caccia i cinghiali. Benissimo. Allora mettiamo caso che tu ogni mese prendi un cinghiale. A gennaio una freccia, un cinghiale. Febbraio una freccia, un cinghiale. Poi arriva dicembre. Tiri la tua freccina e trovi due cinghiali. Ti è mai successo? A ma bei le la. Si chiama tredicesima. Se il tuo cuore non conosce questa gioia, allora taci, perché gli dei ti hanno condannato alla partita IVA. La verità è che non ho una lira. Vivo con... Come spenderà la tredicesima? A donne. Ovviamente il signore stava scherzando. Occhio. Quest'anno sarà molto più povero dell'anno scorso. Un lavoro, dunque. Niente. Quindi niente tredicesima. No. Io? Sì. Con mia moglie, nel miglior ristorante d'Abruzzo. Ma lei è pensionato? Io sono pensionato, però pago ancora l'INPS. Ma quest'anno in economia, quindi bolletta. Magari sarà un aiuto? Esatto, mettiamo più dentro il salvadanaio. Come spenderà la tredicesima? Io non la prendo la tredicesima, cerchiamo di ingassarla delle signore. Anche io lo prendo, io le prendo dall'estero, all'estero non è come l'Italia, aumenta ogni anno, aumenta 2-3 volte. Io ho lavorato in Belgio, no? E prendo la pensione bella. Allora, dall'inizio dell'anno fino adesso ha aumentato 3 volte, invece qua in Italia no. Fantozzi tornò a percepire le sue 827.500 miserabili lire al mese. Buongiorno signora. Buongiorno. Chiuhu! Fina! Vi abbiamo pregati! Finalmente! Speriamo che aumenti pure la pensione, perché altrimenti qua non si sverna. Ci sta la tredicesima. Perché? Perché non lavoro. Come spenderà la tredicesima? Spero in qualcosa di utile. Per esempio sarà un aiuto per le bollette? Anche. Con le bollette e tutte le altre spese. Quest'anno proprio tra la luce, il gas e tua compagnia bella. Il regalo glielo fanno a lei? Magari. Chi lo fa? Vacanza. Non lo so, ancora scelgo. Già la spesa. Già la spesa? I figli, un po', vabbè, i regali, i figli, qualche cesto. Baccalà, 50 euro. Tredicesimo, tutto per i regali per i miei figli. Ma quindi lei problemi di bolletta non ce l'ha? No, sì, ce l'abbiamo, però che vuoi fare? Quella bolletta si deve pagare. Non ho la più pallida idea. Magari con un aiuto per le bollette? Ma quello sicuramente. Ho anche casa da sistemare, quindi. I soldi a 2 euro, li mettiamo da parte dentro la bottiglia di vetro. 3 anni fa ci siamo fatti una vacanza, tutta la famiglia, 5 persone, Sharm el Sheikh con 2 euro nelle tasche. 5.400 euro abbiamo cacciato, è una bottiglia da 2 litri. Ma sono io che lo faccio. Sempre le donne. Le donne.